Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash ed oggi siamo tornati in un nuovo video challenge. Abbiamo fatto la partita precedente che era It's in the Cards e ora tocca a Slow Roll, che io onestamente non mi ricordo più che challenge sia. Abbiamo però 100 di danno. Ah, ok. Abbiamo 60 di tempo di ricarica. Però abbiamo Polyphemus e Piercing Shot e My Reflection. Comunque Seed LHH4QPMW. Ok. Sì, siamo abbastanza potenti, solo che ci impiegheremo una vita a ricaricare. Però non è un problema. Abbiamo tre vite, le tre vite normali, insomma. Sarà facilissimo uccidere più i boss che i nemici normali. Di certo. Ovviamente però se sono in fila mi fanno solo un favore. Ok. E ora tocca a voi. Che poi grazie anche a le lacrime che tornano indietro, a My Reflection, è molto più facile tipo colpire più nemici in un solo colpo. Questo qui però devo farlo, anche se ci impiegherò una vita. Oh mio Dio. Però mi servono i soldi. Tanti soldi, per giunta. Una moneta anche dietro, che fortuna. Meno male che non è una cosa determinante sparare alle cacchine. Comunque lo scopo è arrivare anche in questo caso fino alla madre, quindi ci impiegheremo poco, relativamente poco. Non ci sono le item room neanche stavolta, però non è un problema. Little Hunt potrebbe tornare, potrebbe essere un po' fastidioso, e invece boom e boom, ancora un colpo, boom, morto, trishottato un boss. E fare un attimo un salto indietro, perché essendo che siamo al primo piano non abbiamo la possibilità di perdere il patto con il diavolo, quindi andare nella stanza, nella curse room, sarebbe proprio meraviglioso. Un altro soldino. Ok. Pillole che prenderei, Lemon Party e Bombs Are Key. Abbiamo un'altra monetina. Abbiamo di sicuro l'accesso a un arcade. Almeno, cioè, dovrebbe esserci. Spero che ci sia. Abbiamo mezzo Spirit Heart che ci farà comodo. E scendiamo al prossimo piano. Una curse room che non, dove non ci andrò di certo subito. Ok. I nemici che ti vanno addosso saranno un po' un leggero problema. Ok. Non più di tanto, però a quanto pare. Oh, one shottato. Bellissimo. Infliggere tanto danno con piercing shot. Che stanza strana. Vabbè. A me sta bene. Non sono razzista contro le stanze strane. Ok. Shottati. Oh mio Dio. Aiuto. Ah. Cioè, volevo rischiare un po'. Per aumentare un po' i rischi di questa challenge. Che per il momento non è per niente rischiosa. Pin. Digitare il pin. Scrivete nei vostri commenti, nei commenti il vostro pin. No, scherzo. Sin Robes, molto buono. Io farei un attimo una ricerca, una piccola ricerca. Andrei un attimo al nostro shop. Sempre se... No, ovvio che c'è, è qui sotto. Oltretutto questo, ma perché no? Vediamo un attimo che cosa ci offre. One makes you larger, due pillole che sono retrovision e un lemon party che ci teniamo per il futuro. Niente di che, sfortunatamente. Potevo prendermi il soul art, solo che è alquanto inutile, essendo che abbiamo quasi, cioè abbiamo full vita, non quasi full vita, però ne abbiamo tanta. Ok, allora andiamo un po'. I nemici con tante fasi saranno tipo i migliori nemici da uccidere. Ok.
Vediamo se riesco. No, per poco. Però, cioè, possiamo fargli delle cose strane a questa lacrimona. A questa lacrima gigante. Vediamo se riesco a... Ancora uno. Perfetto, una carta che è The Devil. The Devil, meglio Lemon Party, secondo me. Ok, vediamo qua cosa c'è. Nemici. Servirebbe Lost Contact. Sarebbe perfetto Lost Contact. Attenzione, non facciamoci colpire soprattutto dai challenge, che sono conosciuti per la loro lezzaggine. E qui dentro vale la pena. Secondo me, sì, quella Golden Chest mi attrae assai. E possiamo accedere anche a questa parte con soldi e chiavi. E ne è valsa la pena, decisamente. Così abbiamo anche una ragione per entrare nello shop e sperare in qualcosa di buono. Abbiamo Curse of the Blind. Però abbiamo due monetine, quindi lo compro, qualunque cosa sia. Glowing Hourglass ci potrebbe tornare utile se tipo facciamo uno sbaglio, una menghiata, anche se ne dubito. Ok, questi qui shottati immediatamente. No, invece, però bishottati. Vabbè, bishottati, sai com'è. Vediamo qua, Husk. Uno. Però possiamo usare Glowing Hourglass se tipo... No, non otteniamo niente. Rotten Meat HP, ci sta. Vediamo un po' qua cosa ci riserva. Ok, shottati. E tocca a te. E tu muori. Perché? Perché tu devi morire. Ecco perché. Ti ho dato una risposta abbastanza concreta. Ok, non andate nel fuoco, per favore. Sarebbe bello da parte vostra non andare nel fuoco. Benissimo. Un trinket. Questo qui è anche abbastanza carino. Questo qua, se subisci danno, hai un 50% di possibilità di diventare Game Kid. Che è tipo una specie di... No, di diventare Man Pack. Sì. That was close. E fatti colpire, grazie mille e arrivederla. Ok, questi qui. Questa stanza è un po' cattiva, però siamo riusciti a passare quella stanza indenni. Ok. Queste challenge sono molto facili rispetto a quelle, a quella di qualche episodio fa. Quella lì era un inferno. Queste qui sono abbastanza facili. Attenzione. Ok, qua cosa abbiamo? Steam Sale che non posso praticamente prendere. Non credo di avere così tanta fortuna di trovare 14 centesimi, difatti. Ok, una bomba. The Stain. Ciao The Stain. Ok, ancora un paio di colpi. E questo sarà il tuo ultimo. Oh mio Dio, che schivate. E ancora nessun patto con il diavolo. Ok. Ora però, cioè, non possiamo non ottenerlo avendo il 100%. A meno che non otteniamo con grande sfiga una stanza stretta. Quello lì sarebbe veramente brutto. Ok. Che stanza strana. Vediamo un attimo. Soldi. Cose un po' meno belle. Un cuore, vabbè, prendilo anche se poco utile. Dai, dovevi beccarlo. Grazie. Vediamo qui che cosa c'è. Niente di che. Anche in questo caso lo scopo è arrivare fino alla madre, niente di più.
Quindi sarà un altro episodio abbastanza corto, come quello di ieri. Che per me, cioè per voi è quello di ieri, per me è quello di un'ora fa. Aia. Ok. Vediamo qui se c'è qualcosa. Una double key room. Aia, sono stupido. Uccidila. Dammi una chiave. Non è esattamente una chiave, però apprezzo lo sforzo. Ecco, questa è una chiave. Vediamo, qua ci sarà sicuramente niente di che. Un 4, quindi cambia tutte le cose per terra o i piedistalli? Piedistalli, ok. Ed essendo che non c'è nessun piedistallo, non cambia una beata minchia. Ok. Vediamo qui. Ah, non ho chiavi, giusto. Ottima osservazione, Watson. Allora, 9 minuti e siamo quasi alla fine della challenge. Cioè, è veramente questo qui è un episodio che durerà tipo, quindi un quarto d'ora al massimo. Non credo di più. O succede tipo una cosa triste, del tipo muoio in modi brutti. Tanto qua c'è la mano della matre. Ok, la mano normale ce n'era solo una. Ok, usalo ora, Lemon Party, e infliggi danno a go-go. Morto. Ok, altro HP up, fin troppo. E oggetti alquanto schifosi. Vabbè, posso prendere Multidimensional Baby che mi fa due lacrime enormi. Una che non mi torna neanche indietro, quindi la posso usare per attaccare direttamente. Quindi ci sta, ci sta. Oh, che bello qua il piercing shot. Pensate di non avere il piercing shot contro questi qui, sarebbe un inferno. C'è ancora un paio, ce ne sono. Vieni qua. Il top sarebbe anche Spectral Tears. Ho anche un upgrade sul DPS. Anche quello sarebbe bello. Non per... Vabbè, tanto ormai siamo alla fine alla fine della partita, quindi chiedere per DPS mi sembra ormai un po' troppo tardi. Ok. Bene. Judgment. Questo qui potrebbe darmi un oggetto interessante. Ok. Missing Page non si attiverà mai, però grazie per il cuore nero. Oh, questa stanza è cattiva, non l'ho mai vista. Qua, in questa partita ho visto due stanze che non ho mai visto in vita mia. Una è quella che avevamo visto, e l'altra era quella lì con le ceste dorate. Vabbè. Ok. Benissimo. Bel colpo. E qua non possiamo prendere niente, quindi un pelo rip. E comunque abbiamo trovato, mio Dio, 11 minuti una partita, va bene. Ok, non sarà per niente difficile. Già che ci sono... No, dai, non faccio la boss rush. Faccio finalmente un episodio corto di Isaac. Incredibile ma vero. Incredibile che... Credo di non aver praticamente mai subito danni in questa partita. No, non vale la pena. Quindi, beh, finito. Swallowed Penny, molto buono. Swallowed Penny, ci sono riuscito. Ok, la prossima challenge per il prossimo episodio sarà Computer Savvy. Non so, aspetta, una cosa con tech, se non sbaglio. Con, sì, una cosa con technology e tech 2 forse. Vabbè, comunque questo sarà per il prossimo episodio. Comunque ragazzi, per questo video, anche se breve, è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto salato e ciao!